Una riunione finalizzata alla definizione di strategie per il trasporto di massa per il futuro e le azioni da mettere in campo per il reperimento di fondi attraverso la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali. Parte da qui l'incontro tecnico a seguito dei sopralluoghi effettuati ieri mattina, tenutesi nel pomeriggio nella stanza del vice sindaco. Diverse le oggettive criticità emerse e relative all'attuale tracciato del tram, con i dovuti correttivi messi in campo, in primis un progetto di lungo respiro, circa 15 anni, che vedrà una prima fase atta all'analisi dello stato di fatto, utilizzando anche strumenti e pianificatori in corso di elaborazione, quali il PUT e il PUMS, con la conseguente elaborazione di un progetto alternativo all'attuale linea tranviaria, in particolare per ciò che riguarda la zona della Cortina del Porto, la zona di Provinciale e il Viale della Libertà nei pressi della Fiera, e poi la partecipazione al bando nazionale già programmato in scadenza ad ottobre 2019. Nell'immediato intanto si provvederà alla manutenzione straordinaria dell'attuale infrastruttura, intesa in senso lato, mettendo in campo fondi già disponibili per questa attività. Tale attività progettuale effettuerà una previsione degli scenari di riferimento e si baserà sulla simulazione complessiva del sistema dei trasporti comunali, metroferrovia, bus, car sharing compresi, utilizzando gli strumenti a disposizione dell'amministrazione ed eventualmente integrando tali sistemi con altri da acquisire. Tale simulazione consentirà di costruire un insieme di indicatori di domanda e offerta coerente con le esigenze di valutazione con l'orizzonte temporale a 15 anni.